Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. È divampato un incendio nella notte all'interno di un'abitazione a Civitella del Tronto, nel Teramano. Ha perso la vita un uomo di 47 anni che, secondo la prima ricostruzione, potrebbe aver appiccato lui stesso le fiamme. In salvo la moglie e i quattro figli trasportati successivamente in ospedale. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Tragedia nella notte a Civitella del Tronto. Un uomo di 47 anni è morto nell'incendio che lui stesso avrebbe appiccato nell'abitazione condivisa con la moglie e i quattro figli, due dei quali minorenni. A dare l'allarme è stato proprio uno dei due ragazzi. A loro arrivo i soccorritori hanno trovato il corpo dell'uomo riverso sull'uscio e a poca distanza la moglie con difficoltà respiratorie. Hanno trasportato in ospedale la donna e i figli che avevano respirato le esalazioni provocate dal rogo. Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente impegnative anche a causa delle difficoltà di accesso all'abitazione. Una volta raggiunti i locali incendiati, i vigili del fuoco hanno affrontato le fiamme che stavano divampando con violenza nel locale soggiorno, con all'interno arredi e suppellettili, provvedendo a spegnere le fiamme. L'incendio, che fortunatamente non ha raggiunto l'adiacente locale cucina, dove è installata una bombola di GPL, ha sviluppato un denso fumo che si è diffuso a tutti i locali del piano terra. Sul posto, una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Nereto, con un'autopompa e un fuoristrada, modulo antincendio, oltre al 118 e ai carabinieri delle stazioni di Tortoreto e Civitella del Tronto, con i colleghi della Compagnia di Alba Adriatica che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il PM di turno, il sostituto Francesca Zani, ha disposto l'autopsia sul corpo del 47enne. In base ad una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la situazione nella famiglia era tesa da tempo. L'uomo era spesso violento e aveva minacciato di morte la moglie. L'uomo ieri sera, rientrato in casa, avrebbe cosparso di liquido infiammabile, probabilmente benzina e il divano, dandogli fuoco con l'intento di uccidere tutta la famiglia. A portare in salvo la madre e i fratelli più piccoli sarebbe stato il figlio ventenne, poi rientrato in casa per soccorrere anche il padre, ormai esanime. L'abitazione è stata dichiarata inagibile. Dai primi rilievi il 47enne sarebbe morto per asfissia. Si attende però l'esito dell'autopsia. A causa dei danni subiti dal solaio tra i piani terra e primo provocati dal fumo, l'abitazione è stata dichiarata non agibile. Gli agenti della Polizia di Pescara hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 44 anni in relazione a un episodio del 31 maggio scorso, il tutto su disposizione del GIP Elio Bongrazio che ha accolto le richieste del PM Andrea Papalia. Nella notte del 31 maggio al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara si era presentato un uomo poi ricoverato per ferita d'arma bianca al collo, riferendo che la sera prima in un circolo privato aveva incontrato il 44enne con il quale aveva avuto spesso delle discussioni. Al culmine dell'ennesimo litigio i due erano usciti dal circolo e l'indagato aveva estratto dalla tasca un coltello colpendolo al collo. All'identità del 44enne gli agenti sono risaliti anche grazie a immagini di telecamere, di videosorveglianza. E ora arriviamo al nostro consueto appuntamento in esterna, la finestra del TG6 che si apre sul litorale di Pescara, in questo caso parliamo di movida, del mondo anche delle discoteche, perché in alcune regioni, in particolare in Puglia, è arrivata un'ordinanza del Presidente della Regione Emiliano che da lunedì prossimo permette alle discoteche di poter riaprire all'aperto. In Abruzzo, come in altre parti d'Italia, non è ancora così, ma approfondiamo l'argomento e andiamo da Giuseppe Dintino. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio dal Tortuga, stabilimento balneare al confine tra Pescara e Montesilvano, ma che oltre a essere uno stabilimento balneare è anche una nota discoteca della costa abruzzese. Quindi ringrazio il titolare Raul Vaccaro per averci ospitato e l'organizzatore d'eventi Francesco Simone per essere qui con noi. E inizierei questa chiacchierata sul divertimento notturno proprio col titolare della struttura, perché come ricordava anche Andrea Costantini da studio c'è un decreto del governo che impone, che permette la riapertura delle discoteche purché in qualche maniera non si creino assembramenti e quindi non si possa ballare poi sostanzialmente, un decreto che ha già suscitato diverse polemiche e che dovrebbe essere in vigore almeno fino al 14 luglio. Come si possono organizzare ad oggi gli eventi?
Beh, diciamo che c'è stato un retrofront da parte del governo nazionale che ci aveva dato una speranza di poter riaprire il 15 di giugno, però questa data è stata prorogata e ci sarà la possibilità forse di aprire soltanto dopo il 14 luglio, il che vuol dire la penultima settimana di luglio, che è quella poi effettivamente utile. Una struttura come la nostra, che insomma è importante sul territorio per quanto riguarda l'intrattenimento, è un po' monca quest'estate nella sua attività, perché ripeto, ad oggi siamo un po' in balia degli eventi e non sappiamo se e quando poter riaprire, e poi nello specifico quali saranno le imposizioni e comunque le disposizioni che verranno date al fine, diciamo, di garantire la salute pubblica e di tutti gli avventori che abbiamo il piacere di ospitare nella nostra struttura. E se gli eventi propriamente di discoteca non potessero venire realizzati, quantomeno anche per il mese di luglio, più o meno per voi cosa significherebbe? A quanto ammonterebbe la perdita? Diciamo, saremmo giù del 60%, perché questa è una struttura che sostanzialmente lavora 3 mesi l'anno, i 3 mesi più importanti sono quelli estivi, venendone a mancare 2 ovviamente c'è un danno notevole, siamo sui 2/3 della stagione. Non solo il danno diretto che riguarda l'attività in sé, ma c'è anche tutto un indotto che soffre per le mancate riaperture, a partire dai dipendenti, da chi fa la sicurezza, dai fornitori, dai manutentori, da una serie, diciamo, di persone che si occupano e orbitano, diciamo, intorno all'organizzazione degli eventi e che purtroppo ad oggi sono privati della possibilità di lavorare. Quindi noi speriamo che ci sia un'apertura da parte della Regione Abruzzo, perché sembra che quest'ultimo DPCM dia la possibilità alle regioni poi di adottare delle misure specifiche, magari meno restrittive, e che quindi ci consenta di iniziare a fare qualcosa sempre nel rispetto massimo di quella che è la salute pubblica, che è sicuramente una priorità che noi vogliamo perseguire. Ecco, perché voi sareste in grado di organizzare eventi del genere pur mantenendo tutte le precauzioni sanitarie? Certo, e questo è un obiettivo fondamentale. Noi vogliamo collaborare per quanto possibile con le autorità affinché ci sia la possibilità da parte delle persone di venirsi a divertire in tutta sicurezza. E a proposito di ordinanze regionali, vorrei includere nella conversazione l'organizzatore d'eventi Francesco Simone, perché da lunedì, per un'ordinanza regionale, in Puglia le discoteche invece potranno riaprire. La Puglia si è un po' smarcata dalle indicazioni del governo nazionale e in Abruzzo dovremmo immaginare un'estate meno divertente, per così dire. Assolutamente no. Partiamo da un presupposto che la Puglia può essere ufficiale, cioè il decreto viene ufficializzato dal momento in cui il decreto nazionale viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi la Puglia in questo momento non può fare assolutamente nulla dal momento della pubblicazione, quindi c'è una delega da parte delle regioni, quindi anche l'Abruzzo, e sicuramente l'Abruzzo e i nostri governatori non si troveranno sicuramente impreparati a questa situazione, perché aprire una stagione il 15 di luglio, come diceva Raul Vaccaro, è una situazione abbastanza limitativa da un punto di vista di bilanci. Ma soprattutto approfittiamo della situazione, perché aprendo prima degli altri, anche come Regione Abruzzo, possiamo approfittare di questa situazione per un semplice fatto che, aprendo prima, abbiamo la possibilità di invitare la gente, i turisti, all'interno della nostra regione, sul mare, negli alberghi, ristoranti, intrattenimento, discoteche, tutto. Approfittiamone, è un appello che io faccio personalmente alla Regione Abruzzo in questo momento, per poter anticipare questa data, allargare dal momento in cui il lockdown è finito da 1 mese e 10 giorni, un mese e 15 giorni all'incirca, e i casi sono pari allo zero. Cosa stiamo aspettando? E questo anche perché probabilmente bisogna anche diversificare le ordinanze a seconda delle diverse situazioni che ci sono in Italia. Assolutamente, non siamo la Lombardia, con tutto il rispetto alla Lombardia e per il focolaio che è successo lì, ma noi siamo l'Abruzzo e i casi purtroppo non sono paragonabili a quelli della Lombardia. Non capisco il motivo per cui noi dobbiamo stare al ricasco di altre regioni in cui la situazione, purtroppo, dico purtroppo e lo ribadisco, è completamente diversa e differente dalla nostra situazione. In Abruzzo si vive molto bene, la città
città di Pescara è una città commercialmente la più forte della regione, non capisco perché dobbiamo stare con le palle comunque legate ai piedi, per quale motivo? Aspettiamo questa apertura da parte, ripeto, del Consiglio regionale e del nostro governatore Marsilio. E se non sarà questa la strada che verrà percorsa dalla regione, state già studiando qualche tipo di evento alternativo per comunque... Ma noi siamo già pronti per aprire domani. Quindi da un punto di vista tecnico siamo già, da un punto di vista organizzativo siamo già pronti, abbiamo volturato tutto a quello che sono le distanze, perché a volte esistono discoteche all'aperto, non controllate, non gestite, ma esistono in tutta Italia, cioè locali, punti di incontro eccetera eccetera, senza controllo. La discoteca, a differenza di molte altre situazioni, è un locale controllato nel numero delle persone che entrano, nella sicurezza specializzata del settore, nel personale bar specifici nel settore, nella somministrazione di bevande e alimenti, cosa che non succede, diciamo, in spazi aperti senza controllo. Quindi, diciamo, noi siamo gente del settore e questo lavoro lo sappiamo fare. Gli altri, diciamo, che fondamentalmente si trovano in una situazione in cui la gente non sa dove andare e va, diciamo, un po' senza regole. Insomma, lo avete sentito, da Pescara c'è voglia di tornare a divertirsi e chi è del settore garantisce che lo si può fare tranquillamente, anche mantenendo tutte quelle precauzioni sanitarie per l'emergenza da Covid-19 da cui stiamo uscendo ora. E io ringrazio allora il titolare Raul Vaccaro e Francesco Simone per essere intervenuti nel corso del nostro telegiornale. Dalla costa pescarese è tutto, linea allo studio. Grazie, grazie a Giuseppe Dintino. Possiamo proseguire con il nostro TG e ora andiamo con la politica. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, questa mattina ha sollevato criticità su sanità e trasporto pubblico senza risparmiare giudizi netti sul governo della regione. Vediamo. L'Abruzzo non è pronto alla fase 3, è quanto sostiene il 5 Stelle Domenico Pettinari, secondo cui le criticità più evidenti riguardano la sanità e il trasporto pubblico. Con causa coronavirus tutte le visite di specialistica ambulatoriale sono state sospese, anche giustamente, ci mancherebbe, ma adesso che sta ripartendo tutti, voi potete immaginare tanti, troppi cittadini che si sono viste sospese le visite per mesi, mesi e mesi, sono tornati a chiedere e si sono sentiti dire alcuni che le visite erano state annullate e bisognava riprenotare da capo, e questo è veramente devastante, ma tanti altri si sono sentiti dire vi richiameremo, vedremo, faremo il nuovo riposizionamento, come si chiama in termine tecnico, delle nuove visite. Mi sono informato e ho visto che stanno molto molto indietro, ci sono faldoni e faldoni di persone da richiamare, da riposizionare, ma è stato fatto solo l'1,5% del riposizionamento, quindi voi immaginate, tante persone non sanno quando dovranno tornare a visita, già hanno aspettato 3, 4, 5 mesi, magari dovranno aspettare altri 6 mesi e anche la patologia lieve si può aggravare, aggravandosi il cittadino non ha più strade che quella di entrare in pronto soccorso. Infatti sto registrando già i nuovi affollamenti del pronto soccorso, le nuove e accessi inappropriati in pronto soccorso, nuovi accessi inappropriati in ospedale, gli ospedali scoppiano. Stesso problema sta accadendo nel trasporto pubblico regionale, nel caos, abbiamo il 50% delle corse in meno, cittadini che sono costretti ad attendere ore e ore perché perdono il primo pullman, il secondo, il terzo pullman, poi danno in escandescenza e si posizionano davanti agli autobus, come abbiamo visto quelle scene eclatanti, perché non sono stati riattivati i mezzi. Nonostante tutte le attività sono ripartite, noi non abbiamo visto la riattivazione dei mezzi, pochi mezzi sono stati rimessi su strada. Allora si dovrebbe riattivare il 100% delle corse, tra l'altro hanno soldi perché a parità di contribuzione regionale la TUA ha sospeso il 50% dei mezzi, ma anche messo in cassa integrazione tanto dipendente, quindi chiedo che quei dipendenti che sono in cassa integrazione tornino sui mezzi a fare il proprio lavoro. La regione ha fallito, accusa il vicepresidente del Consiglio regionale, che ora chiede le dimissioni di Marsilio. Se si fallisce sulle prime due voci di bilancio che vanno nel caos, io chiedo che questa amministrazione non deve fare nient'altro che farsi da parte e andare via, andare a casa. Occorre investire di più nell'istruzione, sostiene Rifondazione Comunista, secondo cui la scuola era in crisi già prima del Covid. Vediamo.
Per la scuola pubblica arrivano le proposte di Rifondazione Comunista, di cosa si tratta? Allora, noi chiediamo che si torni alla didattica in presenza, perché la DAD è stato un esperimento emergenziale e il Ministero della Pubblica Istruzione dice che 500.000 studenti, mezzo milione di studenti, sono stati esclusi da questo tipo di didattica. Per tornare alla didattica in presenza occorrono forti investimenti sulla scuola pubblica e noi diciamo che i soldi ci sono. Bisogna stabilizzare gli insegnanti, fare le missioni in ruolo sia del personale insegnante che del personale ATA, bisogna garantire la sicurezza a studenti e personale, quindi almeno 3 metri quadri di spazio per ogni studente, e questo vuol dire investire sulle strutture, vuol dire reperire le strutture e mettere in sicurezza quelle esistenti. Quindi il problema dell'istruzione pubblica è un problema che va al di là dell'emergenza coronavirus, perché la situazione della scuola era, diciamo, grave già prima dell'emergenza sanitaria. Nel corso degli ultimi 10 anni noi abbiamo continuato con i tagli alla pubblica istruzione, riducendo il numero di insegnanti e aumentando il numero di alunni per classe, una vera e propria emergenza, un patrimonio edilizio scolastico vetusto. E quindi bisogna invertire questa tendenza, non è il coronavirus che porta i problemi, il coronavirus è la cartina di tornasole di problemi già esistenti, la scuola è un pilastro della Costituzione, bisogna investire sulla scuola. E a proposito di investimenti negli edifici scolastici, un piano di interventi è stato illustrato questa mattina a Teramo dal sindaco D'Alberto, dal vice sindaco Cavallari, piano di interventi chiaramente sui plessi scolastici della città. Vediamo. Ma intanto abbiamo ripreso il governo delle nostre scuole, una totale assenza di programmazione nel corso degli anni precedenti ha lasciato una situazione oggettivamente difficile, ci siamo rimessi in carreggiata, devo ringraziare tutti gli assessori competenti, abbiamo scuola per scuola una situazione chiara, ovviamente che deve partire adesso dal potenziamento e dall'accelerazione sullo stato delle progettazioni. Senza progettazione, senza programmazione è inutile anche ipotizzare il momento di inizio dei lavori su una struttura. Nel giro di qualche settimana saranno pubblicati una serie di affidamenti per le progettazioni definitive di molte scuole del nostro comune, tra le più importanti la Savini, la San Giorgio, la Miss Gioia, Pinocchio, Anna Ferrante, il Risorgimento, la scuola di Villa Pomano di cui tanto si è parlato, ma anche del Braga, sono esattamente 9 scuole che sono interessate da questo affidamento di progettazione definitiva che poi è propedeutico per l'affidamento dei lavori, come pure abbiamo messo in campo per due scuole l'adeguamento antincendio e come pure stiamo facendo una serie di verifiche su 5 scuole dei solai fatte diciamo nell'ultima settimana e affidate che saranno completati questi lavori, queste verifiche entro il 31 agosto prossimo 21. Possiamo dire con un buon margine di tranquillità che il 2021 sarà l'inizio di molti lavori su molte scuole della nostra comune. Il tema principale è il tema degli spazi. Senza spazi non riusciamo a programmare la possibile riapertura del prossimo anno scolastico. Nella regione Abruzzo solo il 13% delle classi oggi ha un numero inferiore ai 15 alunni, quindi potenzialmente potrebbe riaprire già subito. Quindi questo vuol dire che l'intervento che deve essere fatto è enorme, mancano ancora le linee guida, noi ci stiamo rapportando con i dirigenti scolastici, siamo partiti prima, la provincia, le università per reperire e recuperare degli spazi, ma di certo la responsabilità non può essere scaricata sui comuni e sugli enti locali, occorre un supporto per l'individuazione di ulteriori spazi, magari anche all'aperto, su quello stiamo lavorando ovviamente con delle coperture adeguate, maggiori risorse di personale e maggiori risorse finanziarie. Il sindaco di Pescara Carlo Masci presenta i progetti per il porto, ecco in che modo cambierà la foce del fiume, vediamo. Lavori al porto di Pescara, cosa cambierà? Sì, intanto esprimo grande soddisfazione perché finalmente arrivano dei lavori al porto di Pescara dopo tanti anni in cui il porto ha sofferto per le chiusure, per il lavoro assolutamente deficitario rispetto a quelle che erano le potenzialità. E quindi adesso cominceranno a luglio i lavori per sistemare la banchina, per creare condizioni di vita migliori per i pescatori, quindi sicuramente c'è un passaggio importante e per questo ringrazio l'autorità di sistema portuale
che ha lavorato sul progetto e la Regione perché ha finanziato attraverso fondi europei questo intervento di oltre 500.000 euro. Un intervento che è significativo perché è il primo di una serie di interventi che verranno fatti sul porto e che permetteranno al nostro porto di diventare finalmente un porto di rilevanza nazionale e internazionale, non soltanto a parole ma anche nei fatti, perché noi ci accingiamo a realizzare il primo, il secondo e il terzo lotto dei lavori per fare in modo che ci sia la banchina nord collegata con la diga foranea, la banchina sud che modifica il flusso del fiume e lo porta all'esterno dopo la diga foranea, e infine il terzo lotto di completamento che creerà il vero porto di Pescara, che sarà un porto che potrà ospitare anche navi importanti. Quindi ci sarà una trasformazione epocale dopo tanti anni di crisi. Che cosa ha fatto il Comune? Il Comune ha fatto un pressing incredibile in questo anno nei confronti dell'autorità portuale, del provveditorato alle opere pubbliche, che finalmente si accinge a svuotare la vasca di Colmata, dove c'erano e ci sono ancora 200.000 metri cubi di fanghi dal 2011-2012, quindi da tantissimi anni. Inaccettabile quella situazione, perché all'ingresso del porto turistico c'è una montagnola di fanghi da troppi anni, anche quella verrà eliminata. Quindi tanti lavori al porto, tanti lavori per Pescara, e io sono molto soddisfatto e molto orgoglioso di dire che finalmente, dopo anni di incuria, di ritardi, si muovono lavori importanti. Erano già iniziati i lavori sulla diga foranea, ma quindi non verrà smantellata completamente? No, la diga foranea è stata, come sappiamo, aperta perché c'è un varco abbastanza ampio, e in quel varco, dopo che saranno completati i lavori del primo e del secondo lotto, uscirà direttamente il fiume, ma nel contempo il molo, i due moli arriveranno fino alla diga foranea, quindi avremo una passeggiata pescarese sul molo fino alla diga foranea in mare aperto. Credo che sia anche un motivo di attrazione turistica. Diciamo che c'è la fondata speranza di vedere modificata quella situazione portuale in senso fortemente migliorativo. In vista della stagione estiva, il Comune di Silvia ha delineato le linee programmatiche per vivere la bella stagione in sicurezza e anche con delle opportunità importanti dal punto di vista economico e fiscale. Vediamo. Sono giorni che lavoriamo per la realizzazione della fase 3, soprattutto una programmazione che darà impulso a questa città, perché questa città, ricordiamo, che vive di turismo e dunque ha bisogno necessariamente di non perdere la stagione estiva. Stiamo veramente portando in campo tutte le risorse che siamo riusciti a recuperare, e sicuramente l'abbattimento di alcuni tributi locali, dunque la riduzione del 16% della Tari, ma cosa più importante, abbiamo con l'esenzione della TOSAP, della TARSU, che abbiamo veramente creato la possibilità a tutti di prendere spazi e di garantire quel turismo che noi portiamo avanti ormai da decenni. Indubbiamente abbiamo abbattuto le tariffe anche lì, tariffe sicuramente più ridotte, e abbiamo destinato il 30% degli utili proprio agli operatori turistici per garantire lo storno delle difficoltà anti-Covid, e dunque siamo convinti che immetteremo sicuramente liquidità e risorse per tutti gli eventi possibili sul nostro territorio. L'isola pedonale in massima sicurezza era elemento indispensabile e fondamentale per dare spazi a tutti e soprattutto far vivere questa città. Garantiremo il fine settimana, venerdì, sabato e domenica, dal 1 luglio, l'isola pedonale sull'intero tratto del lungomare, e poi successivamente nel periodo di Ferragosto, dal 3 al 20 agosto, daremo l'opportunità a tutta la città di vivere i suoi luoghi senza auto. Assessore, una scontistica particolare con una card di fidelizzazione del turista a Silvia? Stiamo creando questa card che dia la possibilità ai commercianti, agli operatori turistici e a chiunque voglia aderire di fare uno sconto fino al 10% al turista che arriva a Silvia, anche fino al 20% se si tratta di un operatore medico, operatore sanitario o comunque anche carabinieri, insomma tutti coloro che hanno contribuito durante il Covid a dare
darci una mano, un aiuto in questa situazione di emergenza. Per queste persone che dà la possibilità non solo per loro di avere lo sconto, ma per chi aderisce a questa card di prendere visibilità, perché il comune farà la pubblicità per questa card totalmente gratuita per gli operatori turistici o comunque commercianti che vorranno aderire. Novità anche nell'ambito dei tributi. Abbiamo dato l'esenzione totale del suolo pubblico a tutte le attività, non solo quelle di somministrazione agli eventi come prevedeva il decreto, oltretutto il decreto ne prevede un'esenzione parziale, ma totalmente gratuita anche della tariffa aggiuntiva, perché chi prende il suolo pubblico dovrebbe pagare per l'estensione anche una quota in più di rifiuti. Inoltre l'abbiamo esteso all'attività artigianale, agli ambulanti, quindi diciamo, chiunque farà un'attività commerciale sul suolo pubblico quest'anno, anche le attività di fitness, palestre, ludico-ricreative, non pagherà un euro e quindi avrà totalmente gratuito la possibilità di estendersi. E ora allo sport. Sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri dal gruppo squadra del Pescara. Stamani invece sono stati prelevati i campioni di sangue per i test sierologici. Intanto, svolta sul fronte dei protocolli per le partite, ieri il CTS ha approvato la proposta della Federcalcio di eliminare la quarantena obbligatoria del gruppo in caso di una positività. Il servizio. Un ulteriore passo verso la fine regolare dei campionati. Nella riunione di ieri il Comitato Tecnico Scientifico ha accolto le istanze della Federcalcio sul nodo principale del protocollo, l'eliminazione della quarantena obbligatoria del gruppo in caso di almeno una positività al suo interno. La decisione andrà ratificata nei prossimi giorni. Recepito così il modello che ha consentito la ripresa delle attività in Germania, se c'è una positività questa sarà isolata. Il resto del gruppo potrà continuare ad allenarsi e a giocare partite, venendo sottoposto subito a tampone, non solo appena viene dichiarata la positività del componente, ma anche nel giorno della partita. Si renderà necessaria dunque la diagnosi rapida dei test molecolari per evitare che calciatori che nel frattempo dovessero aver contratto l'infezione vadano in campo col rischio di contagiare compagni e avversari. È comunque una svolta non di poco conto. In questo modo si abbassa sensibilmente il rischio di non riuscire a chiudere regolarmente i campionati. I casi singoli di positività non incidono sullo svolgimento delle partite e l'unico vero ostacolo a questo punto, e nessuno lo auspica, resta una nuova risalita della curva dei contagi da Covid in tutto il paese, il che porterebbe ad una sospensione dei tornei. A quel punto entrerebbero in scena i piani B, playoff e playout, oppure C, cristallizzazione delle classifiche con la correzione dell'algoritmo. A proposito di tamponi, stamani sono arrivate le diagnosi di quelli effettuati ieri in Casa Pescara, tutti negativi componenti del gruppo squadra. Sempre questa mattina sono stati effettuati prelievi di sangue per i test sierologici. Nel pomeriggio test in famiglia al Poggio, a porte chiuse. I biancazzurri hanno già messo nel mirino il match con la Juve Stabia e già in quella sede potranno usufruire di una delle principali novità alla ripresa del campionato, le 5 sostituzioni comunque effettuabili all'interno di 3 finestre di opportunità. Zauri prima e le Grottaglie poi hanno sempre attinto appieno ai cambi, tanto che il Delfino è primo nella graduatoria delle sostituzioni in cadetteria con altre 3 squadre, 84, dunque sempre fatti i 3 cambi nelle 28 partite giocate. Le 5 sostituzioni saranno utili ad un miglior dosaggio delle energie, visto che in 40 giorni si giocheranno 10 giornate con temperature elevate. Allo stesso tempo ci sarà modo di sfruttare di più e meglio l'intero organico, tutti dovranno farsi trovare pronti. Pescara che abbonda in quantità e qualità a centrocampo e negli esterni bassi e che dovrà calibrare una sua dimensione in attacco trovando elementi affidabili al fianco di Galano. Grande attesa per Pucciarelli e poi il casting per il ruolo di centravanti, dove Maniero sembra ora in vantaggio su Borrelli e Boginov. Serie C, il direttore sportivo del Teramo Sandro Federico ha parlato alla ripresa degli allenamenti, soprattutto degli spareggi che vedranno il Teramo impegnato dal 1° luglio. Per il dirigente le differenze di classifica non conteranno più e solo chi avrà maggiore tenacia riuscirà ad acciuffare il 4° posto per andare in Serie B. Ascoltiamolo. Riprendiamo dopo 3 mesi di un momento veramente difficile per tutta la situazione in generale, insomma, è tutto complicato, ma ripartiamo con grande fiducia, consapevoli che in 6 partite ci possiamo giocare tantissimo. Il 1° luglio ci sarà la prima dei playoff e
poi vedremo, insomma, man mano cosa verrà. Ma nei prossimi giorni capiremo bene la condizione generale, perché ho la sensazione che chi starà meglio, chi avrà gestito meglio questi tre mesi, probabilmente riuscirà anche ad avere la meglio sugli avversari. Quindi ci saranno tutti i test possibili, bisogna essere bravissimi anche nell'organizzazione del lavoro, nel non sovraccaricare probabilmente i calciatori in queste 2-3 settimane, perché è un momento particolare, chi saprà gestire meglio le risorse, le forze, può arrivare lontano. Chi avrà la lucidità e la freddezza nelle partite secche poi riuscirà a vincerle. Quindi la gestione anche durante la settimana sarà fondamentale, perché chi starà meglio mentalmente poi probabilmente riuscirà ad andare anche più forte e a correre in maniera più energica rispetto agli avversari. Ogni anno partiamo sempre per vincere, partiamo sempre per cercare di fare il meglio, anche se si lotta per non retrocedere, ma può essere veramente un primo viatico per qualche anno anche più importante di questo. È l'obiettivo della società, è l'obiettivo del presidente. Essere arrivati in questa posizione di classifica ci permette di giocarcela. Sono convinto che poi i valori sono azzerati, la posizione di classifica conterà ben poco, quindi ci giochiamo al massimo questi playoff. Non c'è nessuna preferenza, forse solo per motivi organizzativi. Preferiremo giocare soprattutto la prima qui al Bonolis ed evitare la trasferta lunga di Catanzaro, ma solo esclusivamente per questo motivo. È tutto per questa prima edizione del TG6, a breve saranno disponibili on demand tutti i servizi sia sulla nostra piattaforma YouTube ma anche sul sito www.tv6.it. Le prossime edizioni del nostro notiziario alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.